Il comune di Nizza Monferrato vi invita domenica 2 dicembre alla 7ª fiera del bue grasso e del manzo. In mattinata esposizione del bestiame, premiazione e passerella dei capi migliori. Dalle 11 alle 17, gran bollito non stop. Pranzo della fiera con piatti a scelta tra tristi antipasti, agnolotti con ripieno di carne, bollito con bagnette, dolci e vini dei produttori del Nizza. Fiera del bue del manzo, domenica 2 dicembre a Nizza Monferrato. Emozioni è stato il titolo della mostra fotografica di Flavio Pesce tenutasi nel fine settimana al Foro Boario di Nizza Monferrato. Una bella mostra e con tante curiosità, fotografie originalissime, non ritoccate al computer, se non alcune ma espressamente divise dalle altre, tutte legate al territorio monferrino con soggetti talvolta diversi ma mai banali. Come ad esempio gli acini d'uva che assumono le sembianze del sole oppure della terra e comunque di un pianeta e ancora in altri scatti acquisiscono un aspetto metallico ed allora assomigliano a biglie oppure ad ogive. Fra l'altro anche fotografie dall'aspetto incredibilmente astratto ma che sanno dare vere emozioni oppure scatti concretamente reali che però sono così colorati da sembrare opere pittoriche. Molti soggetti invernali, fra cui un incredibile grappolino di Barbera rimasto sulla vite congelato che sembra quasi sanguinare. Il titolo Emozioni ha una ragione fondamentale, sono immagini che hanno creato un'emozione a me, che le ho scattate, e quando le scegli, quando le tiri fuori dal computer nelle quali le scarichi, speri che alcune di queste immagini possano creare un'emozione anche agli altri che le guardano. Le tiri fuori per questo, perché dopo un po' di tempo che le immagini le hai lì immagazzinate, hai piacere di tirarle fuori, hai piacere di condividerle con altri, di farle vedere, di non sentirle soltanto tue. Ma è anche un modo di raccontare questa nostra terra, il lavoro che c'è, le speranze, la voglia e le gioie che ci sono da queste parti. E le gioie sono fatte magari semplicemente da un fiore o da un germoglio di vite o dagli acini della Barbera. E sono fatte di tante cose, soventi piccole che a volte guardiamo con distrazione, guardiamo di corsa, invece bisogna provare a fermarsi un attimo, a cogliere quelle cose, quei particolari che ci sono, che fanno parte della nostra vita quotidiana, ma che è bello ogni tanto guardare con un'attenzione in più, con un momento da dedicargli in più, in modo particolare, in modo speciale. E quindi le fotografie diventano questa cosa qui e diventano la voglia, il desiderio di accogliere persone con le quali condividere queste immagini e raccontare insieme un pezzo del nostro territorio. Ci sono una serie di scatti ai quali sono particolarmente affezionato da questi cavalli che si alzano e che quasi si abbracciano, che sono un momento strano, difficile da cogliere fra i cavalli, ma che io ho avuto la fortuna di essere lì in quel momento, a tramonti come quello o a semplicemente quella sciarpa lasciata su un divano che c'è di là e che trasmette tutto il calore che in serate d'inverno abbiamo voglia di avere e di condividere, o a cose molto semplici come il musetto di un vitello o come un fiore in primavera, ma fortemente i nostri vigneti, perché è di quello che viviamo e sono quelli la nostra vita quotidiana. Il comune di Nizza Monferrato vi invita domenica 2 dicembre alla 7ª fiera del bue grasso e del manzo. In mattinata esposizione del bestiame, premiazione e passerella dei capi migliori. Dalle 11 alle 17, gran bollito non stop. Pranzo della fiera con piatti a scelta tra tristi antipasti, agnolotti con ripieno di carne, bollito con bagnette, dolci e vini dei produttori del Nizza. Fiera del bue del manzo, domenica 2 dicembre a Nizza Monferrato.